Oggi nel passato 25 anni fa la prima edizione trasmessa sul piccolo schermo la televisione è stata sempre vicino alle manifestazioni di solidarietà, in particolar modo sotto Natale con la settimana dedicata a Telethon. C'è un evento che da 25 anni il piccolo schermo accoglie a poche ore dal Santo Natale ed è l'ormai canonico appuntamento con il concerto di Natale in Vaticano, istituito nel 1993. Il concerto in Vaticano fu voluto da Giovanni Paolo II dallo stesso anno al 2005 e nuovamente dal 2016 in poi, è stato ed è ospitato dall'Aula Paolo VI in Vaticano. Il palco utilizzato solitamente per le udienze generali di Papa Francesco viene trasformato in una grande kermesse musicale con tanti artisti di ogni nazione, religione e cultura, che venissero a Roma a cantare il Natale in un mix di generi musicali che andavano dalla lirica al rock, passando per il folk, il gospel, la musica classica, la musica etnica e ogni forma di espressione musicale ognuno volesse proporre. Nel primo concerto datato 24 dicembre 1993 in onda su Rai 1 e condotto da Elisabetta Gardini, il ricco cast era composto dai soprani Montserrat Caballé e Mariana Nicolescu, il maestro George Pretre, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Amy Stewart, la star americana Randy Crawford, la scozzese Maggie Reilly, il canadese Rock Voisine, l'irlandese Johnny Logan, la britannica Desiree e il coro austriaco dai Welteners Sangenage. L'appuntamento sarà rinnovato questa sera in prima serata su Canale 5.